Onorevole Tripodi, prego. Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. La scelta del Governo di trasferire e concentrare alcune attribuzioni e competenze in materia di turismo dal Ministero dei Beni Culturali a quello delle politiche agricole, alimentari e forestali trova le sue motivazioni negli scarsi risultati ottenuti fino ad ora. In questo caso, specifichiamo che il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto il Made in Italy, i produttori locali e la valorizzazione dei singoli territori e del loro bagaglio culturale. I prodotti delle singole realtà regionali e locali di questo Paese devono ottenere maggiori forme di promozione, di salvaguardia e dunque di attenzione. Vogliamo che chi produce qualità in Italia ottenga le dovute e opportune garanzie e si senta incentivato a proseguire nella sua attività di creazione di valore. Per quanto riguarda l'ambiente, le nostre battaglie dentro quest'Aula e fuori e sui territori sono la testimonianza diretta dell'attenzione e del rispetto che riserviamo al tema e alla sua tutela. In particolare, vogliamo abolire le strutture che gravano sulla spesa pubblica, in quanto duplicazioni di costi, come il progetto Italia Sicura, tanto a cuore a Matteo Renzi, ma di cui nessuno ha capito quale fosse la sua specifica funzione. Con la sua soppressione si vuole restituire centralità al Ministero dell'Ambiente, al fine di migliorare il coordinamento e il funzionamento delle attività di contrasto al dissesto idrogeologico. Lo sfruttamento massiccio dei nostri territori, delle risorse naturali e le errate iniziative legislative emergenziali hanno, da un lato, favorito la criminalità organizzata nella perpetrazione dei più gravi reati in materia paesaggistico-ambientale e, dall'altro, hanno reso inadeguate e ad alto rischio per l'incolumità pubblica aree densamente popolate e di sviluppo industriale e commerciale. Questi sono ambiti nei quali occorre intervenire prontamente e in maniera decisa sotto la direzione e la coordinazione di una sola ed unica regia. Per fare un esempio, una delle più catastrofiche e involutive, riforme volute e attuate dal precedente governo è stata la cancellazione del Corpo Forestale dello Stato, organismo specializzato da 200 anni nella difesa idrogeologica delle nostre montagne attraverso la tutela delle foreste e delle aree naturali. Si trattava della più grande forza politica europea, votata unicamente e strategicamente alla difesa dell'ambiente, che per una miope e utilitaristica visione politica è stata smembrata. La riforma Madia ha reso inutile il prezioso bagaglio di conoscenze che il Corpo Forestale aveva maturato in ben 200 anni di storia, di cura e di ingegneria forestale del Paese. In questo modo ha consegnato un organismo funzionante a due principali istituzioni, l'Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che per la loro intrinseca organizzazione sono attrezzate a reagire in modo uniforme e rigido alle diverse esigenze delle variegate aree naturali. Il provvedimento in esame deve essere quindi la premessa per recuperare al vulnus creato dalla riforma Madia e ricomporre le funzioni disperse del personale già forestale in una nuova organizzazione preposta ad affrontare con mezzi moderni e civili questa pericolosa fase dell'ecosistema, aggredito dalle nuove sfide del cambiamento climatico globale. Con l'articolo 3 si affronta un altro aspetto a cui il Movimento 5 Stelle ha sempre dedicato attenzione, che riguarda la profonda crisi delle nascite e l'insufficienza delle politiche familiari adottate fino ad ora. Questo è un tema rispetto al quale occorre fornire interventi rapidi, unitari ed omogenei e non lo si può lasciare slegato da quello del lavoro. Questa legislatura darà avvio ad interventi in ogni ambito e questi primi 2 mesi ne sono stati la prova. Anche la disabilità è stata gestita fino ad ora in modo caotico, frammentato, con competenze sparse nei vari ministeri. L'articolo riconduce dunque al Presidente del Consiglio dei Ministri la sede più appropriata per ricomporre le varie politiche interessate alla famiglia, alle adozioni, all'infanzia, all'adolescenza e alla disabilità, e quindi all'inclusione scolastica, alla mobilità e all'accessibilità.
Con l'articolo 4 si è provveduto a modificare, tra gli altri, la disciplina in ordine all'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto Casa Italia e agli interventi di edilizia scolastica che, da dipartimento specifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, passa direttamente sotto il controllo e la responsabilità della Presidenza del Consiglio. Ecco che in questo generale quadro, dunque, si inseriscono le esplicate disposizioni relative al decreto 12 luglio 2018, numero 86, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, nonché in materia di Famiglia e Disabilità. Grazie. Molte grazie.